L'hospice è una struttura, è una realtà che dà ospitalità a delle persone, malati terminali, che hanno ricevuto una prognosi infausta e per le quali le cure attive non sono più perseguibili. Allora, il setting preferibile per queste persone è il domicilio, quindi prestare le loro cure in casa loro, con i loro cari, con le persone a cui, con i loro affetti, ecco. A volte però questa cosa non può essere portata avanti, a volte perché le condizioni cliniche peggiorano, c'è un peggioramento sensibile, a volte perché il loro caregiver, la persona che gli presta le cure, ha difficoltà o perché è stanco, perché il caregiver non c'è e quindi sono persone sole o comunque che necessitano di ulteriore assistenza. Allora a quel punto diventa necessario un ricovero presso l'hospice. Quindi il medico palliativista che li segue a domicilio ce lo segnala, noi riceviamo una proposta di ricovero. Stessa cosa può avvenire se la persona è in ospedale, perché anche gli ospedali genovesi ci inviano i pazienti che necessitano di cure palliativistiche, palliative specialistiche. A questo punto noi riceviamo una proposta di ricovero e facciamo un colloquio con il caregiver, un colloquio in cui noi ci conosciamo, cioè il caregiver ci racconta un po' la storia della persona, la storia clinica, ma ricostruisce anche un pochettino quello che è il nucleo familiare e poi noi raccogliamo quelli che sono i problemi, la storia clinica, la diagnosi e i sintomi disturbanti. Poi raccontiamo anche un po' quello che facciamo in hospice, spieghiamo alla persona come sono le dinamiche all'interno della nostra struttura, cerchiamo di ricavare anche informazioni sul paziente, se è a conoscenza della diagnosi e se è a conoscenza della prognosi. A quel punto, se c'è il posto, diciamo, organizziamo subito il ricovero in hospice. Se invece il posto non c'è, il paziente entra in lista di attesa e appena si libera l'opportunità viene chiamato. Il giorno del ricovero chiediamo sempre che il caregiver sia presente con la persona, con il malato, affinché ci possiamo conoscere e condividere insieme quello che è il piano di cura, perché è importantissimo che questo venga fatto sin dall'inizio, per potersi dare degli obiettivi e condividere insieme anche le modalità con le quali arrivare a quel tipo di obiettivo.